per andare in un ex campo di concentramento e sterminio, è forse più adatto prendere un mezzo di trasporto non troppo comodo, un treno per esempio. Il nostro treno è piccolo, semideserto e abbastanza sporco, non troppo allegro insomma. E fuori il paesaggio attraversato è ancora più triste, brullo, desolato, campi non coltivati e qualche rarissima casa qua e là. L'arrivo a Oswiecim, la cittadina che fu ribattezzata dai nazisti Auschwitz, se possibile è ancora più triste del viaggio. Intorno a noi niente o quasi. Il nostro treno e alcuni bassi edifici probabilmente risalenti all'ultima guerra e binari. Nei pressi del luogo ove sorgeva l'antica stazione di Oswiecim ci sono i resti della prima Judenrampe, ossia della stazione in cui venivano fatti scendere deportati e selezionati per la camera a gas o per il lavoro. Successivamente la Judenrampe fu portata all'interno del campo di concentramento e questo binario che ancora si scorge e che si insinua tra abitazioni e fattorie portava dalla primitiva Judenrampe a quella dentro al campo vero e proprio. Entrati nel campo, seguendo il binario, si è come presi da un senso di pace in questa primavera di 70 anni dopo. Eppure, su questi piazzali, 70 anni fa milioni di persone scendevano e venivano immediatamente selezionate o per il lavoro, se ne erano abili, o per l'immediata camera a gas, sorte che toccava soprattutto a donne, anziani e bambini. Il tempo ha consumato completamente il legno delle baracche e di essi rimane solo il camino. E guardando questa moltitudine di camini che si stagliano contro il cielo, abbiamo un'idea della ingegneria di morte che sia stata impiantata in questo luogo. La baracca era percorsa da un camino orizzontale che, trasportando calore e fumo da una parte all'altra, forniva un certo tipo di riscaldamento. In testa ad ogni baracca c'erano poi i lavatoi da una parte, dei quali rimane ancora qualche pezzo, e le latrine e gli orinatoi dall'altra.
di tutto il campo di Birkenau, questo luogo, che potrebbe essere il più leggiadro, è quello più intriso di terrore e di morte. Qui, tra queste betulle, migliaia di detenuti, soprattutto donne, vecchi e bambini, attendevano, senza saperlo, il loro turno nella camera gas e successivamente nel crematorio. Entravano persone ed usciva cenere. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du der Beugen. Il culmine dell'ingegneria della morte di Birkenau sono senz'altro i complessi camera gas e crematorio. Ce ne erano cinque. Ognuno era un lungo parallelepipedo di mattoni e cemento armato che conteneva tutto quello che serviva all'annientamento delle persone. Camera della svestizione, camera gas, crematorio. Quando il nazismo si rese conto che tutto era finito e cominciava il momento di fare i conti con la storia, si tentò in un ultimo estremo tentativo di cancellare le prove di tanti orrori. Così i crematori di Birkenau furono fatti saltare con la dinamite ed oggi rimane questo cumulo di macerie a testimoniare di quel passato. Un solo aspetto dell'ingegneria del massacro di Birkenau fu forse sottovalutato: dove mettere tutte le ceneri che provenivano dai crematori. E così la sorte volle che toccasse a questo stagno, appena fuori dal crematorio. Kinderjorn, süße Kinderjorn, ewig bleibt ihr wach in mein Sikorn. Wenn ich tracht von eurer Zeit, werd mir also ich bang und laut, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Steht mir noch das Stiebel vor die Augen, wo ich bin geboren, aufgezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie ach holle mich das Salz verfleugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie ach holle mich das Salz verfleugen. Und mein Mame, ach, ich pfleg sie lieben, Gott, sie hat in Heider mich getrieben. Jeder Knieb ist von ihr Hand mir noch so gut bekannt, Gott, kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Kinderjorn, junge, schöne Blume, zurück zu mir wird ihr schon mehr nicht kommen. Von der Stube nicht doch ein Fleck, Fegele ist euch ab, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden. Der Stub nicht doch ein Fleck, Fegele, die Seufe, oi, wie schnell bin ich schon alt geworden.